L'Astre di Pescara aderisce alla giornata mondiale di sensibilizzazione contro l'angioedema ereditario, promuovendo una campagna di informazione su questa malattia rara capace di minare la qualità di vita di chi ne è affetto. L'angioedema DEI nasce per sensibilizzare e creare attenzione verso questa malattia rara che colpisce circa mille italiani. Stamani le dottoresse Caterina Colangelo e Alessia Gatta, impegnate nell'ambulatorio di allergologia di Pescara nella sede di Via Nazionale Adriatica Nord hanno fornito informazioni e indicazioni. Eh, si tratta di una giornata speciale, l'Angioedema Dei eh, che ha come obiettivo proprio quello di promuovere la conoscenza di una patologia che eh, è una patologia sicuramente rara. Ma eh, rarità non vuol dire eh, dimenticarci dell'esistenza di questa malattia che può avere un impatto molto importante per eh, i pazienti e per le famiglie di questi eh, pazienti che eh, dovranno combattere ogni giorno con questa patologia. Ma cos'è questa malattia? L'angioedema non è altro che una mh, malattia caratterizzata dalla comparsa improvvisa di gonfiore, un edema appunto, un edema che può eh, coinvolgere diversi distretti del corpo, in particolare le labbra, gli occhi, i genitali, eh, le estremità, quindi le mani, i piedi, ma nei casi diciamo più complicati anche eh, le prime vie respiratorie o eh, casi più subdoli anche l'apparato eh, digerente. E è una patologia quindi delle volte non semplice da eh, inquadrare. Le cure sicuramente negli ultimi anni abbiamo fatto dei grandi passi avanti perché eh, si è passati da un approccio che eh, sicuramente era molto più, eh, rendeva diciamo, la gestione molto più complicata a un approccio in cui c'è una profilassi, che forse è la vera novità nella, nella terapia di questa malattia che permette di gestire eh, molto meglio e di ridurre gli attacchi.